Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. 9 partite alla conclusione, 9 finali, 9 gare da sangue e arena, in cui viene accantonata la filosofia del volemo sebbene e si va in campo solo per vincere. Il Palermo questa sera contro il Genoa, Marassi gioca solo per i 3 punti. La sconfitta di Udine e il pari con l'Inter hanno rallentato la corsa del rosanero, usciti finalmente allo scoperto e intenzionati a giocarsi fino alla fine il quarto posto in classifica. Il Genoa in casa ha costruito la sua classifica e se nutre ancora una flebile speranza di zona Champions e grazie all'amuleto Marassi. Il Grifone però ha un tallone d'Achille, la difesa, la penultima della Serie A. Il Palermo vuole approfittarne, ma Rossi a centrocampo fa la conta. Farà di necessità virtù, ma chi giocherà ha tanta voglia di emergere e di dimostrare il suo valore. Sarà sicuramente una bella gara, non noiosa, lo dicono i numeri. Allenamento leggero questa mattina per il Palermo in vista della gara di questa sera contro il Genoa. Marassi, assenti Liverani, Simplicio e Bresciano. Probabile formazione in porta Vassiligu, difesa con qualche novità. Potrebbe giocare infatti Goyan al fianco di Kier, sulle fasce Cassani e Balzaretti. Centrocampo composto da Nocerino, Migliaccio, Bertolo e Pastore trequartista. In avanti Miccoli e Cavani, arbitra Valeri di Roma. Delio Rossi in conferenza stampa non si esalta e come sempre mantiene i piedi per terra in vista del match di questa sera. Una partita delicata, anche perché noi non abbiamo parlato di obiettivi, fermo restando che gli obiettivi bisogna fare più punti possibili se si riescono a centrare di qui alla fine. Genoa è una squadra forte, poi si è consolidata nel tempo, è già 3-4 anni da quando è tornato in Serie A che sta facendo i buoni campionati. In casa danno quel qualcosina in più, al di là dell'emergenza, ma non penso che ci stia nell'arco di un campionato. Sono convinto che domani sera quelli che andranno in campo faranno la loro partita. Gasperini crede ancora alla Champions, ma stasera il suo Genoa dovrà superare il rosanero. Sentiamolo in conferenza stampa. I dubbi riguardano solamente Palladino e Rossi, che chiaramente lo valutiamo all'ultimo momento. Ma Palermo è un po' una squadra anche loro, un po', se vogliamo, del doppio volto, come un po' il Genoa. E in casa sicuramente rende molto di più di quello che ha fatto in trasferta, però è indubbiamente un'ottima squadra, ha giocato molte partite di livello, dei giocatori importanti, una rosa importante. Ci saranno più di 25.000 spettatori questa sera allo stadio Ferraris di Genova per assistere al match tra Genoa e Palermo. La prevendita dei tagliandi è andata bene, stando ai dati divulgati dalla società Ligure, a Marassi potrebbe raggiungersi anche quota 27.000. Il Palermo deve puntare alla qualificazione in Champions League. A dare la carica ci pensa il direttore sportivo Walter Sabatini, che fotografa con il realismo il momento che sta attraversando la compagine di Dario Rossi. Dobbiamo credere alla Champions, ha detto, lo impone la classifica, ma anche il valore della squadra, che ha sempre fatto la sua parte e che sta andando molto bene. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.